che c'ho l'anticorpi che contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana, indovini chi li ho preso? Ma? Ma? Mara? Mara, torniamo qui. Maradona? Maradona! Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, positivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta! Capo ufficio, batti! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese. Nella mia testa ho sperato che non succedesse di nuovo, invece è successo. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Io ho fatto partire il gioco in versione vanilla, io più di così. Comunque devo indagare perché non è possibile, non è che ogni volta potremo fare sto strazio. Non si può fare. Non capisco quale sia il motivo poi. Cioè, veramente è una cosa che mi dà una rabbia che la metà basta. Solo questo poi lo fa, non è che dire, lo fa tutti i giochi, allora sei il tuo PC, che ne so, no, lo fa solo questo. E solo quando non ho fatto la prova. Vabbè. Cioè, c'ho pure voglia di andare avanti un'altra mezz'ora, ma ci vado perché va bene così ormai. Solo che allora devo controllare i salvataggi, dove siamo arrivati, dove ha salvato. Mo va a capire, aspetta, vediamo se c'è un lead intanto. Adesso ce l'avevo, guarda, mo sicuramente non va a finire come prima, guarda, sicuro a cannone. Era bellissima sta cosa che non c'avevamo più il lead. Vabbè, può essere che quella, siccome la guerra la sta perdendo brutto, finisce uguale, però. Aspetta, però, devo cambiare inquadrature. Eccoci qua. Maledetto quello con la barba. Ma proprio quello, Il padre, la madre, tutti, dal primo all'ultimo. Infatti, non stavo a controllare se avessi tolto le mod, ma l'ho tolte. No, ma devo, che ne so, devo cercare magari assistenza sui forum, perché l'unico che c'era... Gli faceva come a me, cioè spegneva gli schermi e non poteva più niente, non poteva neanche resettare... Quindi non si capisce che cos'è. Cioè, mi pare normale. La temperatura, intendo, sto mettendo la mano sopra. Boh, vabbè, andiamo avanti, va. Fino a che poi mi sa che devo ricontrollare, ma si interrompe con gli stessi intervalli di tempo. Quindi è sintomatico di qualcosa che non va, ovviamente. Io potrei pure provare a sbracarlo e ristallarlo da capo. Scusate se faccio questi ragionamenti adesso, che non è il momento, però... Eppure per smaltire la rabbia prima che dico qualche sfonnone vero al microfono. Allora, Cuno ha portato mia figlia Beatrice al mercato oggi. Ma Augusto, insomma, vabbè, Augusto sta a Parma, fa la vita sua. Sta a Ancona, fa la vita sua. Sta di non cura nessuno. Però sono quelli a corte che fanno. Lui non sta a corte con noi. Guarda come... Vedi? Già sta a far bello per Sambogia. Prestigio 124, invece Beatrix 100. Vabbè, la portata al mercato e per imparare a fare la carità. Vabbè, Plight, non mi ricordo che vuol dire, comunque riguarda come si comporta il signore con meno fortunati. Ha rifiutato di dare una singola moneta a nessuno, esclama Cuno. Tutti quelli che abbiamo incontrato non erano meritevoli, erano al di sotto di lei. Alla fine si è tenuto il denaro, l'oro. Beatrice sembra aver sviluppato un'abitudine egoistica. Questa ragazza ha ragione, meglio lei che loro. Beatrice mantiene il tratto arrogante. No, ti devi importare dei poveri. Guadagno 23% di stress. Perde il tratto arrogante e guadagna il tratto generosa. Devi sempre considerare le due scelte,
con calo, cioè attentamente e con cura, con occhio. Ficolla, che cos'era? Sei un altro tratto, guadagna, perde arrogante, guadagna. È meglio questo. Anche perché Matilde gli suggerirebbe questo, essendo una brava cattolica e una, soprattutto ancora di più una brava politica, che devi usare questo prima di fare qualsiasi scelta, anche la carità, perché ogni cosa c'è la sua conseguenza. Ammazza e botta di stress. Mamma mia. Un avviso utile, d'aiuto. Ho ricevuto una lettera dal duca Guelfo di Lombardia. Afferma che il conte Vitale, il mio steward, ha richiesto aiuto in un piano contro di me. Soffio della mignotta, l'ho pure difeso io. Non c'è niente che valuto che. Va, beh, sì, valuto, va bene. Di più che la lealtà, si legge nella lettera di Guelfo. Per questo condivido questo segreto con te. Confronterò Vitale di persona. È colpevole, lo accuserò pubblicamente. Il duca non può essere creduto. Il mio vassallo è il mio supporto. Mo' va, capì? Questo è pure uno scopone. Arrogante. Reckless. Diseredato. Sei stato diseredato, ma che cacchio vuoi? Ah, Vitale, mo' c'ha più il cappello perché ho disabilitato le mod. Quel funny pack, quel pack, quello con tutte le cose, che è bellissimo, ma non è quello che sta a fare. Quello è aggiornato a 2 ore fa, praticamente. Quelli l'aggiornano in continuazione, non è quello. Secondo me c'è sta qualche tipo di conflitto. Se te ne tiri più indietro, fai casca tutto qua. Fai un po' più avanti, fate. Ecco. Grazie. No, perché se no portagliela, se non, magari una ricchia non la mettete in ogni live, non va bene. Dicevamo, lo confronterò di persona? Vediamo che succede. Non so, mi vorrei fidare. Un'accusa infamante, cioè che mi insulta. Credi la sua parola invece che la mia? Non sono stato altro che un servo leale, un leale servitore. La sua indignazione pianta un seme di dubbio nella mia mente. Forse ho agito troppo in fretta. Dovrei scusarmi prima che di rovinare la mia relazione con lui oltre. Yes, sì, infatti vorrei ridurti le tasse per la mia realtà. Sei sempre stato un bravo servo. Mi fanno schifo tutte e due queste scelte. Mi fanno schifo tutte e due queste scelte. Perché questa, se faccio una pubblica ammenda, perdo 150 di prestigio. Al 66%, al 33% vassalli che non mi rispettano per 10 anni. È meglio un po' di tasse ridotte che rischiate di perdere tutto il pregio di tutti i vassalli, senza ombra di dubbio. Però, caro il mio bel ragioniere, io te cambio. Dove sta quello che c'ha 23? Vediamo un po'. Your guest, your court. Dove sta? C'è sta quello che c'ha 23, una roba. Rosendo de Dro. Ah, vabbè, no, vabbè, ma l'hai scombiccherato. Questo c'era 23 quando è arrivato. Ora no, era. No, 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 23 era, forse era questo. Sto a confondere. 23 era uno che stava in galera, io pure sto a fare una caciara. 23 era uno che stava in galera. Era uno di questi, eccolo qua. Vabbè, Vitale, rimani dove stai, dai. A me che cazzo me ne frega a me. Aspetta però, una cosa non l'abbiamo fatta, mannaggia. Oh, vescovo. Vedi quanto è brutto il vescovo senza i mod, porco cane. La cravatta è uguale però. Che gli famo fa? Benevento, cominciamo a espanderci verso il sud. You have a claim on this country. Per Papa no, per Papa l'ho detto e lo faccio, lo lascio all'ultimo. Le isole non mi muovo per il momento. Bella, Lunigiana, cominciamo a andare verso qua. Chiudiamo quest'altro buco. Bologna? No, Bologna mi manca. Bologna, ecco qua. Bologna mi manca, sì. Mamma mia, a te te sfonno. Che re d'Italia te sfonno proprio. Senza mod sei ancora più brutto, l'abbiamo visto pure l'altra volta.
Guarda il marciale senza la barba fluente. Spero di no, ma quella la rimetto di mod, devo capire che devo fare qua. Stavolta salvo prima il file da salvataggio da parte. Lo faccio un altro rifaccio. Un po' di minuti prima di... Che so, è tre quarti d'ora. E dovete poi nei vari spezzoni quanto dura, se è una cosa ciclica oppure no. Perché se è ciclica... You are now independent, questo no, questo doveva perdere per forza, quindi mo siamo indipendenti di nuovo. Yay! Indipendenti e senza marito e senza amanti, mannaggia. Quello mi preoccupa. Gomez, re dei ladri, sì. Mo porta a casa Gomez, re dei ladri. Lo so che mi devo sposare, lo so. Non lo sapessi, ma lo so. Emma di Salisburgo, guardate. Qua si è frazionato tutto. Qua si è frazionato veramente tutto. Ron Burgundy, c'hai qualche erede buono qua per farmi sposare a me? Capirai. Pure quest'altro. Ma perché poi il buffone dei corti, una volta mi ricordo, in una precedente partita, c'è feci un vassallo che si era comportato male e si era ribellato da una mia decisione. Io per punizione l'ho fatto diventare buffone di corte. E questo per tutta la vita è stato buffone di corte. Odiandomi nel profondo. Era sempre un paese europeo. Forse in Francia l'avevo fatta sta cosa. Nel Regno di Francia. Ho fatto pure de peggio, eh. Se fa pure de peggio proprio a livello de... A livello sordido. Incesti, impicci, sorelle. Uccisioni. Figli. Il bello è che veramente puoi fare... poi da sfoga ogni sordità. Ambizione dell'uomo. Per divertimento, sia chiaro, eh. Pure per vedere come reagisce il gioco. Si possono fondare legioni basate su principi allucinanti come il cannibalismo. Cioè, si può fare veramente da tutto. Questa è la prima partita. Facciamo una cosa molto normale come riunifica l'Italia. Con un personaggio che abbiamo deciso che è piuttosto pio. Quindi, insomma, non ci dovrebbero essere grosse sorprese. Che come vedete è una cosa che frutta tantissimo, perché io sto a giocare in un modo tranquillo, però le casse dello Stato stanno bene, le tasse arrivano, l'esercito è potentissimo, sale nella ferita. Oh, che è successo? Sto mercato, non è tutti i giorni al mercato? Quando ero al mercato col conte Augusto, la sua attenzione è stata catturata da un criminale attaccato a Pillory, non lo so, sarà qualche tipo gogna. Augusto l'ho guardato per un po', non ha detto nulla, ha tossito, mentre quello, cioè, Augusto l'ho guardato per un po', mentre quello, cioè il prigioniero, non faceva altro che tossire e chiedere acqua. Augusto ha girato gli occhi e ha continuato a camminare. Un criminale non merita nient'altro che disprezzo da te. Augusto mantiene il tratto Callous. Intrigo più 2, diplomacy più 2, dread gain, Callous non è male. Quel criminale non era nemmeno degno della tua attenzione. No, arrogante no. Compassionate no. Il primo va bene, eppure non solleva stress. Quindi, Matilde, giustamente, manettare ad hoc, mi dice, non merita un cazzo. Ah, oh, Samboja, quanti anni c'hai? Sei? Lui? 9. Devo raggiungere, non mi ricordo, forse i 15 anni per potersi sposare. Quando sono pronti a riprodursi, se possono sposare, molto, molto banalmente. Non c'è la maggiore età nel Medioevo, la maggiore età è quando devo riprodurre. Mi pare, mo comunque verificheremo insieme. Cutting Cornerstone, meritocracy. Claim from skin against your liege, ma io liege non ce l'ho più. Questa era veramente una figata. Questa era veramente una figata da fare. Ci ritrovavamo re del Sacro Romano Impero così. Certo, bisognava lavorarci sopra, bisognava vedere se c'aveva le capacità. Però siccome è un... piano che richiede intrigo molto alto come valore, noi non eravamo il personaggio giusto per farlo. Però magari potesse pure che funzionava lo stesso.
con Enrico Montesano, che bravo. Vabbè, non lo sapremo mai. Adesso una Repubblica ce l'avevamo come vassallo, se non sbaglio, quella di Pisa, perché loro mantengono, effettivamente mantengono tutto. A noi ci danno solo i soldi e i territori e le tasse, però una certa indipendenza la mantengono, quindi io farei così per guadagnare più tasse da Pisa. Vediamo un po'. Eccolo qua. County of Lucca, feudal. Vabbè, questo è un mistero che non andiamo oltre ad indagare, perché non lo so se ho fatto bene a prendere quel perk, sinceramente. Dai, volevo fare un'altra curricciola prima di chiudere. Comunque, il piano va avanti. Piano va avanti. Ah, non mi dica che è finita la tregua, perché chiudiamo in bellezza. Se è finita la tregua, non tanto salvo. Just save. Oh yes. Che è? Ah, ok, va bene. Aspettate. Questo è importante. Un minuto solo. Ok, dunque vediamo se è finita la tregua con Johnny Mnemonic qua. È finita la tregua, mamma mia. E adesso, caro mio, prepara di accedere il Ravennate e Casentì. Aspetta un po', posso dichiarare quello a lui? Sì. Your claims. A una sola alla volta me la fai fa. Ma perché? Perché sta cosa? Perché su due cose diverse. Due vassalli diversi. Guarda che esercito, c'è un esercito di 9000, perché c'è l'alleato polacco che noi possiamo scegliere se chiamare o meno, siccome questa è una pippa, la famo da soli. Mannaggia, però. Ma abbiamo Seravenna che sta sulle coste, così chiudiamo qua già gli affacci sull'Adriatico. Così magari andiamo pure a Misano a vedere GP. Mannaggia, però, le volevo fare tutte insieme. Mo' dobbiamo aspettare altri 70 anni per fare guerra. Mamma mia, King Carlo. Perché non posso fare il claim? Mi devo ricordare come si fa il claim per il Regno d'Italia. Se famo quello, l'abbiamo sfruttato. Me lo devo ricordare, quindi la prossima volta arriverò preparato. Detto ciò, facciamo la guerra. Guerrieri, facciamo la guerra. Da qua. O da qua. Non da chi, da lì. Vai. A parte che noi dobbiamo attaccare pure la capitale, mo vediamo se ci bastano sti due o tre paesetti. Paesetti, Ravenna. Paesetti. Dai. Dove vai tu? Verso Firenze? Te sfondo, sa? Ma verso Firenze lui, guarda. O viene a difendere. No, viene a saltare Firenze, viene a assediare sto stronzo. Finisco prima io, dai. Finisco io e poi io vado a menare. Famo così. I fiorentini tanto sanno resiste. Poi c'ho i depositi pieni ancora a Firenze, vi ricordate? Cazzo gli frega i fiorentini dell'assedio. Pure per quello va lento, secondo me. Dai, Ravenna è presa. Ma andiamo a meno a questo. Prima armata di Comacchio. Bisogna restare attenti, questi sfuggono come l'anguille. Dai, dopo sta cazzata. Ma
Andiamo a Wolfgang che risponda. L'avrei sbarbato. Vedi? Ha spawnato. Aspetta, però fammi vedere che obiettivi devo prendere. La città di Rimini. Se no vado a Piazza Capitale direttamente. Finiamo la guerra subito. Solo che se questo torna indietro e mi attacca le Firenze, però. No, no, vado a Piazza Rimini intanto. Facciamo prima. Non te ne settare adesso, eh? Resisti? Questo è un mistero, a me mi continua a tormentare sta cosa, veramente. Ah, non me la conquisti Rimini, perché? Vabbè, andiamo più alla capitale, ma. Task finished. Bravo. Che era Bologna. Ammazza, se potremmo catturare pure Bologna dopo. È dell'Austria Bologna. Duca Leopoldo d'Austria, però è un vassallo. È la Contessa Maria. Comandi? A posto. Assedio vinto, non ci interessa. Stiamo in deficit, però. Cioè, stiamo. Prendiamo poche tasse. Guarda quanto costa l'esercito così grosso. Possiamo chiamare gli alleati, vedi qua dice. Puoi chiamare il suo alleato King Boleslav. No, adesso no. Fammi via qua che è Udine. Che cazzo di città è quella capitale sua? Mannaggia. Caorle. C'è di yoga questo per Firenze. Ammazza lento però qua, eh. È grossa questa, ben difesa. Capirai, in castello, a livello del forte 3, ben difesa. Firenze invece noi stiamo, mi sa, se non a 1, a 2. 3, no, 3. Che cazzo stai a dire? Meglio così. Vabbè, dai. Siamo sempre più veloci, però abbiamo un esercito veramente invidiabile. Sangue sputi. Put. Apparentemente Emma ha sputato nel cibo di mia figlia Beatrice durante una cena qualche notte fa. Emma, chi cazzo è? La duchessa Emma di Salisburgo. Ah, tu già hai capito come va a finire. Sembra che Beatrice stava cercando di stancare Emma non reagendo al suo bullismo, al suo atto di prepotenza. Non importa quante volte Emma. Pensate questa che stronza. Finda, non lo so, però non è una cosa buona. La chiama in quel modo. Beatrice mantiene il tratto calma. Mi piace. Sta diventando una monaca, così la famo fa suora. Non c'ero per cazzo. Dai, io questa capitale che vinciamo la guerra. Dopo andiamo a attaccare quell'altra città più vicina, casomai. Prima però devo menare lui. Dai, io questo assedio, dai. Ma la nostra l'arma di Comacchio. Ah sì, perché l'ho evocata. Qua, seconda di dove la fai nasce prende il nome. Pardon. Scontro culturale. Molti dei i commoners sono gente comune che vive nella contea di Modena, sono di discendenza cisalpina, orgogliosi delle loro tradizioni, non sono molto a loro agio con uno straniero come me. Di servire uno straniero come me. Mentre la contessa Maria e la loro vicina condividono la loro cultura e storia. Insegna loro la superiorità della cultura italiana. Che forte, non ci stanno altre. I commoners refused to be civilized. Conti a modo della local tradition di superfluous 5 years. Mani mortacci vostri. Ma te rendi conto? Cioè c'era il 20% di possibilità che succeda, quello è successo. Il 20%, eh? No, il 200, per 20. Autosaving. Solo quando fai la guerra sta roba veramente ti straccia la mia. Dovrebbero. Vabbè.
la vita va avanti nonostante la guerra. Mio figlio, il conte Augusto, è venuto a lamentarsi con me perché... Ma tutti i bulli, insomma, siete figli della duchessa? Oh, ma che è stato a mettere paura? Poi Giselberto te sta a famenare. Di Lussemburgo, guarda chi sei io. Raudi, rompi i coglioni. Lazy, no. A bully deserves whatever punishment you can imagine. No, tu se devi diventare rete devi intostampo, amico mio. Figlio mio, anzi. Mamma mia, botte che gli do a questo, mo guarda, eh. Ci ha fatto il cazzo, eh. Con 900 persone si è preso Firenze, ci ha messo pure meno di me. Vabbè che ho dovuto camminare. Non è un cazzo di prigionieri che ha preso. Tanto sul quartiere. Se fosse stato importante me l'avrebbe messo qua l'avviso de... che è stato preso prigioniero un membro importante della famiglia o della corte. La capitale però non si dovrebbe mai lasciare sguarnita, in effetti. Potevo dividere l'esercito, ne mandavo 2000 su, 2000 li mettevo lì. Perché poi si chiama l'alleato, l'alleato fa certe cacciate, quando cazzo gli pare non lo puoi dirigere, capito? L'alleato in guerra, almeno prima era così, non ho più fatto guerra da un pezzo. Arriviamo se Firenze. Guarda quello si va ripiare, stiamo a fare un sighella, guarda, eh. Saluti duchessa Matilde di Toscana. Ho studiato il volgare, l'italiano volgare, come linguaggio per molte lune. Personalmente ho scritto molte missive usando la lingua italiana volgare. Una lettera di amicizia. From a speaker white German. Da uno che parla alto germanico. Potrei che il nostro futuro diplomatico, i nostri scambi futuri diplomatici possano beneficiarne. Possiamo beneficiarne entrambi. Vabbè, perché lo devo trattare male? Sta a imparare l'italiano. L'italiano deve essere diffuso nel mondo. Nel nostro mondo diventerà il nuovo inglese. No, non è vero. Comunque vada. Non mi sembrava giusto spernacchiarlo, anche perché non è un nemico, figlio di un nemico. Chi se ne frega, del conte Udobardo com'era? Chi sono questi? Ah, se la fa quella tra loro. Vieni qua. Quante città devo conquistare ancora? Dai, andiamo più a questa che sta vicina. Dai, dai, dai. Dai, però quando passo all'altro schermo che rottura di palle. Ma guarda quello se sta andando via la capitale, oh. Ma questi che cazzo sono? Vabbè. Andiamo menato pure a questo. C'è modo di andare qua sopra? Andiamo qua sopra. Andiamo qua sopra. Abbiamo un'altra qua di città. Non ci stanno. Mamma mia, la guerra quando è una rottura dei coglioni, però sto gioco, devo dire verità. L'hanno migliorata parecchio, perché all'inizio era ancora più antipatica. Però sta così o meno gli eserciti e questi dopo un po' rifanno, stanno come prima. Come prima no, però. Cioè tu con 600 persone non ci puoi mettere così poco a fare un assedio, capisci? Io con 4000 ci ho messo uguale. Tu dici un assedio è sempre un assedio, ho capito, però. Conto che ti assediano 4000 persone incontro con catapulte e cazzi vari. Conto 600 persone che ti sputano da sotto a sopra. 75. Enemy combatants capture. Meno male. Oh yeah. La posso conquistare questa? No. City of Trieste, dai, va a Trieste. Perché c'è il countdown qua? No, vedi, poi non ci stanno città qua. Devo tornare di nuovo qua. Dai. La stai a fa sudare, eh.
Ma proprio pesantemente. Non forti. Oh, è ancora qua. A tua sorella. Augusto, Beatrice è tua sorella, mi mandi la lettera. Quanto formalismo questo figliuolo. Wolfgang un po' fa tanto o splendido. Dai, you can unlock a new perk. Vai, famo pure questo. Così ci fa l'autosave. Questo non mi piace più. Famo questo così cominciamo pure a costruire nelle province appena conquistate. Le province, ma chi sei io, Cesare? Nei territori appena conquistati. Guarda Ansemorio, guarda il Duca de Puleo, guarda che roba questo. Questa è come la Gramigna. Acci qua. È ritornata Beatrice da Augusto. Certo il Regno d'Italia che c'ha sto esercito di merda, eh. Quanto può durare? 200 device. Peccatore, fa proprio schifo questo, ma se lo famo tutto. Fornicatore, l'hanno sgamato apposta, cioè. È diventato un peccatore perché l'hanno sgamato a darci di spatola. Dai, fammi finire sta guerra, su. Dai. 81 carci in faccia, direi. Oh, mi ero scordato che se potesse girare la mappa, vedi che pirla. Per caso me lo sono ricordato. Non ti serve un cazzo, quasi un cazzo, però. Ecco, già non me lo staffa più. Aspetta, sto a fare una caciara. Come si faceva? Me lo devo ricordare. Anche perché mo ce l'ho un po' sguincia. Vabbè, no, l'ho rimessa dritta. Guarda, per conquistare Ravenna, che caciare che devo fare. Guarda, mo se la cattura pure. Un occhio acuto. Mio figlio Augusto sembra godersi il nostro ultimo banchetto in maniera esagitata. Di tutte le cose non riesce a smettere di parlare dei nostri ricchi abiti e dello scintillante oro che è presente, che vede lì. Greedy. Però Greedy diventa, vedi, c'è il suo vantaggio che ogni mese guadagna 5% in più di denaro. Più è stressato e più guadagna questo gagliardo. Gregarious invece? Diplomacy, personal skin power. Lustful scopatore, sarebbe, cioè lussurioso. non lo so se mi piace che diventa Greedy, però... Io non mi posso permettere un altro livello di stress al momento. Cultura ibrida formata. Vabbè, questa roba turbantata non ci interessa al momento. Perché stanno veramente lontanissimi. Guarda sta città in Castellamento 5, Genova, quanto ci stava a mettere a conquistarla. Mamma mia, questo che scassa cazzi con 200 persone sono da ripiare Ravenna, mo. Cioè, state a capire come sta guerra sia proprio una rottura di palle. Schema a corte. Someone is plotting against me. Mannaggia. Vabbè, lui sta qua per questo. Spero che sgama. Spero che con la presa di Genova finisce la guerra. Che se no sbrocco. Anche perché ho paura, stiamo a rischio... C'ho sempre la paura che si riscatta un'altra volta. Allora, quel raggiungimento dell'età. Ah, ma lei non gli ho trovato marito. Mannaggia. Che testa broccolo che so.
Vabbè, lei ha imparato dalla madre, quindi è un'ottima amministratrice, è diventata, ma non vero manco per cazzo. È più brava a essere diplomatica. Quanti anni c'ha? 16 anni, vedi? Quindi posso trovare un bello sposo di quelli. Adesso pausa, spero, sì. Alliance Power. Duchy of Upper Lorraine. Però, a chi siete sposati? Gottfried, chi sarebbe? Figlio del duca Gerardo. C'è sta? Il duca Gerardo, porco cazzo, è un peccatore però, mannaggia. Perché? È un cornuto? È un adultero? No, è un adultero, vabbè, ha messo le corna, è un adultero. Però è potente, cacchio, questo? Questo è Vingo, è Rete Svezia. Mamma mia. Cattolicissimo. Vai, aggiudicata. Quando sta? Aggiudicato. Vai. Famo una guerra, mamma mia. Oh. Famo ce ne vogliamo una, Marta, me ne altri. Con le panze gli menano. I gladly accept your marriage proposal. Non so se parlano così. Ma ancora non si sposa, è betrothed, però è tipo è promessa. Oh, già, no, già sposata. Ah, da paura, ciao Beatrice, è stato bello. E io niente, eh. Io devo morire così, con devo vivere i ricordi. Dai, conquista sta cazzo di Genova, su. Oh, può essere pure che io non so buono, ma non è che posso scappare sulla mappa a destra. Dovrei dividere l'esercito, come te pare, però è una scomodità unica. Veramente scomodo. Soprattutto dividere l'esercito. Fuggito, il podestà Rinaldo. Vabbè, i prigionieri non li sto manco a guardare finché finisco la guerra. E anzi, penso di guardarli direttamente la prossima. Mo mi sbriga a finire sta guarda, sto fio della mignotta, se mi deve romper cazzo, guarda, mo me le fatte tutte in ordine, con 200 persone questo si sta ripia tutta l'Italia. Dai, su, ma non si può guardare sta roba, no. Ma questa l'ho finita di prendere. Sì, giù one. Ah, ok, allora vai, vai. Vai giù. Faction created against you. County of Brescia. Peasant Rubble. Vabbè, Peasant Rubble sui villici che si incazzano, però non crea grande fastidio. Eccoli. One member. Per il discontento, ma non fa niente. Guarda come scappa poi sto merdone. Oh. E sbrigate. Aspetta, andiamo un po' veloci, sennò ci mettiamo 7 secoli qua. Oh, pausa. Andiamo a salire a Ravenna. Dai, veloce, perché sennò qua mi stanno veramente a girare le palle. Ah, 86%, non ci si crede. Potremmo staffare sta ruzzica, scusa, Allora, ci sono, dei territori non popolati nella contea di Ferrara. Perché il terreno non è adatto. Il conte Vitale mi suggerisce che un sistema di irrigazione potrebbe renderlo arabile e quindi di valore. We need a ditch and soil network. Irrigation. I will design the new aqueduct. Perdo 100. Ma new aqueduct che mi porta? 20% di crescita. Vai, vai. Ah! Alleluia. Finita la guerra. Pietro quel cazzo te pare. Basta che sta zitti. Allora. Ma io sto in altri $100. Allora. Vediamo chi c'è sta in galera. Vediamo se faccio tempo a torturare qualcuno che c'è sta sul cazzo. No. Questa no.
No, beh, poi Matilde non è, Matilde non è una torturatrice. L'abbiamo già stabilito. Guarda, per Avenna hai fatto una caciara, guarda. Mamma mia, guarda. Eccoci qua. Aspetta, riduciamo la velocità, che sennò, se no... Vedi che se metti a 5 ti embriaca. Vabbè, l'acquedotto sta andando proprio male, male, male. Quindi ho dovuto prendere altri provvedimenti, tipo farlo costruire via ai plebei. Allora, io chiuderei in fretta e furia prima di rischiare un altro ravvio, riavvio. Abbiamo salvato, veramente, guarda, io non ho parole stasera. Pensavo andasse liscio. Ho fatto una prova l'altra sera, un altro giorno, 2 ore, tranquille, lisce, senza problemi, tutte mod attive tranne quella incriminata, che poi incriminata non è perché si è resettata un'altra volta. Proverò a fare altre cose, tipo tirarlo giù, disinstallarlo completamente, pulito, salvando solo il file di salvataggio, e riproverò. Ci vediamo domani alle 16 con Assassin's Creed? Mi pare? Un minuto, ve lo dico subito. Penso di sì. Così, a occhio, eh. Grosso modo. Allora, canale. Prima che parla un altro che non siamo noi. Sì, alle 16 Assassin's Creed e poi alle 21 continuiamo lo strano viaggio di Deathloop, che ieri mi è piaciuto molto. Ho risolto pure quel fatto del tearing. Era semplicemente asincronia verticale non attiva. E va bene, detto ciò vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo domani. Bonne nuit. Mi dispiace per i problemi di nuovo, cioè, cercherò di porre rimedio, però stavolta la puntata la lascio se funziona bene, perché l'altra volta andava proprio male, i pezzi rimasti andavano proprio male. Spero che quelli di stasera vadano bene, perché perde tutta sta roba no, non si può. Di nuovo buona serata, buonanotte a tutti, a domani. Di nuovo, buona serata.